L'introduzione, come sapete, in inglese. Dear friends of the Dante Alighieri Society, good evening and benvenuti to tonight's online talk. You have by now become accustomed to this means of communication, which has been forced upon us by the invisible creature that has caused so many problems and grief over the last year. So sit back, relax, and enjoy the talk. However, first, as it is customary, on behalf of the Dante Alighieri Society, I would like to acknowledge the Gadigal people of the Eora Nation, the custodians of the land, and recognize their continuing connection to the land, the water, and the culture. We pay our respect to their elders, past, present, and emerging. Tonight's talk by Cristiana Palmieri and Concetta Cirigliano Perna addresses what motivates students to learning Italian in Australia. And whilst you may think that this relates only to Australians learning Italian, this matter is also of importance to Italian or second and third generation wanting to reconnect to the land of the origin and to distant or not so distant relatives in Italy. Since medieval times, since times of Dante, the Italian language has been, together with a slowly dying Latin, a language of culture and poetry. Whilst today we may complain for the too many English words which appear in our language, Italian contributed to the Italianization, if we may say so, of French and English in the following centuries. Just think how Shakespeare's writing was influenced by the Italian cultural, physical, and landscape world. But I do not want to preempt what Cristiana and Concetta are waiting to tell us. Just let me give a brief introduction of the speakers. Cristiana Palmieri is a research affiliate at the School of Languages and Cultures, University of Sydney, where she completed a doctorate in social linguistic, and adult education, conducting research in the Department of Italian Studies on the motivation to learn Italian as a second language in Australia. She has presented several national and international conferences on second language learning motivation, and the research has been published in 2018 by Multilingual Matters. Concetta Cirigliano Perna has taught Italian language and literature at the Macquarie University and at the Center of Continuing Education in Sydney for the Sydney University. Concetta is the author of several books for foreign students, which have been published in the United States. And recently, Concetta has also published a bilingual volume, Viaggio di ritorno alle origini, about the lives of Italian migrants seen through the lenses of their grandchildren. Concetta is also president of the Italian Australian Women Association. Well, I think that's enough for me. I now pass the microphone to Cristiana and Concetta, who are so well qualified to speak on tonight's subject. So Concetta will introduce the other speaker and the subject of tonight. Grazie Fabio, sei stato molto gentile e generoso con le tue parole e con la presentazione che hai fatto sia a me che a Cristiana. Buonasera a tutti e buongiorno a chi ci segue dall'Italia. Permettetemi di complimentarmi moltissimo con Cristiana Palmieri per un lavoro straordinario. Ha fatto una ricerca molto approfondita ed esaustiva su un argomento che ha molti aspetti affascinanti e risponde a tanti interrogativi che io stessa mi sono posta nel corso della mia esperienza come docente di italiano a stranieri. In pratica, lo studio di Cristiana ha cercato di studiare in maniera molto approfondita le motivazioni degli studenti, degli stranieri, per studiare la nostra lingua. Che cosa spinge, motiva i nostri
gli studenti stranieri ad affrontare un lavoro durissimo. Io a volte penso che siano anche un po' masochisti alcuni studenti. Quando ti dicono che le eccezioni alle regole sono più delle regole, allora possiamo capire le difficoltà che incontrano. Però prima di passare la parola a Cristiana, penso che sia utile delineare così per sommi capi il processo storico che ha visto in qualche modo la nostra lingua propagarsi fuori dai confini nazionali. Oggi la lingua italiana sta vivendo un momento di gloria all'estero, sebbene sia parlata solo in 14, sia al 14° posto come lingua più parlata al mondo, occupa però il 4° posto come lingua più studiata al mondo, dopo l'inglese, il francese e lo spagnolo, con un fiorire di corsi di italiano principalmente rivolti ad adulti. La lingua italiana si sta diffondendo anche in aree geografiche nuove come l'Europa dell'Est, in Asia e in Nord Africa. L'italiano però come lingua apprezzata all'estero non è un fenomeno recente, ha una lunga storia. Prendiamo per esempio la Francia. Già nella seconda metà del 1500 c'erano molti timori tra i linguisti francesi di questa contaminazione, diciamo come la chiamavano loro, la contaminazione della lingua francese a causa, per colpa della lingua italiana. Infatti l'editore e umanista Henri Estienne nel 1579 sollevò un preoccupato allarme per un francese, come diceva, italianizzato, e invitava gli studiosi della lingua, i linguisti, a intervenire per contrastarne la diffusione. Lo stesso stava avvenendo anche in Inghilterra. Già nel 1500 erano in uso comune termini nel campo dell'architettura come gesso, stucco, cupola, duomo e anche in altri campi. Tant'è che tra i sudditi della regina Elisabetta Tudor, quindi siamo nella metà del 1500, circolava un'espressione che esprimeva tutta la preoccupazione e che voleva difendere l'inglese dall'italiano. Questa espressione era inglese italianato, diavolo incarnato. Le vere e proprie invettive contro chi faceva uso di termini italiani. Ma la propagazione dell'italiano oltre i confini della penisola era già iniziato un secolo prima, nel XIV secolo. A seguito, possiamo immaginare, della influenza predominante delle opere letterarie dei nostri tre grandi scrittori, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca. E quindi qui abbiamo il nostro grande Dante, ed è anche per questa ragione non solo ha creato la nostra lingua, ma grazie alle sue opere la nostra lingua si è propagata anche fuori dai confini nazionali. Quindi è stato anche per questa ragione che abbiamo voluto inserire la conferenza di oggi, quindi lo studio di Cristiana, tra le iniziative per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. C'era stata un'altra opera che ha incoraggiato la diffusione dell'italiano fuori dall'Italia ed è stato Il Principe di Niccolò Machiavelli, pubblicato nel 1513. Contribuì alla diffusione della lingua italiana, che ovviamente era il volgare, la lingua toscana, in Europa, e il suo affermarsi anche come lingua, come la lingua letteraria e accademica per eccellenza. E nel frattempo l'italiano si diffuse rapidamente in tutta Europa tra il XVI e il XVII secolo, ha raggiunto la massima popolarità. Quando architetti, artisti e studiosi molto eruditi venivano regolarmente in Italia per studiare, come disse De Mauro nel 2002, la lingua del Rinascimento. Ecco, la lingua era diventata proprio la lingua italiana era diventata la lingua della cultura, tant'è che nel XVIII secolo
è la lingua parlata da personaggi di spicco come Goethe e Mozart. Altre cose hanno contribuito alla diffusione dell'italiano fuori dall'Italia, ed è stato ovviamente il bel canto, è stato il dilagante successo del bel canto e dell'opera, prevalentemente, sappiamo, durante il XVIII secolo. L'opera in particolare ha contribuito alla diffusione della terminologia musicale italiana in tutte le lingue europee. Ecco, nel libro di Cristiana è anche affrontato molto bene il contributo dato dalla Chiesa Cattolica, soprattutto dopo il Concilio di Trento. Ovviamente il latino era ancora la lingua della liturgia cattolica, insomma, è quella usata nelle occasioni ufficiali. Non dimentichiamo che la messa in latino è stata sostituita in italiano solo dopo il 1965. Però ecco, dopo il Concilio di Trento, l'italiano era diventata la lingua parlata dai prelati di tutta Europa. Un'altra bella spinta l'ha data Galileo Galilei con la rivoluzione scientifica che ha avuto luogo in Italia dopo il Rinascimento, posizionando quindi l'italiano anche come la lingua della comunità scientifica. Quindi, come possiamo capire, possiamo essere veramente orgogliosi, perché è stata proprio questa ricchezza artistica, letteraria e scientifica che l'Italia ha generato in quattro secoli a stimolare l'interesse dell'aristocrazia europea, della borghesia e dell'intelligenza. C'è stato però un momento in cui il successo dell'italiano ha cominciato un po' a scendere. Dopo il XVIII secolo è stata rimpiazzata, sostituita, insomma c'è stata l'ascesa del francese come lingua preferita dalla nobiltà, e era una lingua elitaria il francese, e il tedesco preferito invece dagli studiosi in discipline accademiche come giurisprudenza e filosofia. Nello stesso periodo è cominciata l'ascesa della lingua inglese, un'ascesa che non si è mai fermata, ha continuato sempre in maniera esponenziale, anche perché per la storia del colonialismo dell'impero britannico, quindi era parlato nelle colonie britanniche. L'italiano per quasi un secolo rimane quasi confinato solo al territorio italiano, insieme ai tanti dialetti parlati nella penisola. Però sappiamo, Cristiana ne ha parlato molto approfonditamente nella sua ricerca, che a partire dal 1870 abbiamo assistito a una emigrazione di massa verso le Americhe e poi successivamente, all'inizio del secolo scorso, verso l'Australia, con inevitabili conseguenze anche sulla diffusione della nostra lingua nei paesi di adozione, perché i nostri emigranti, oltre ad aver portato le proprie braccia, oltre ad aver portato la propria cultura, hanno portato anche la nostra lingua. E quindi da qui passo idealmente il microfono a Cristiana e glielo passo con una domanda. Ciao Cristiana. Ciao Concetta, e buonasera a coloro che si connettono da Sydney, buongiorno a chi si connette dall'Italia. Benissimo. Cristiana, ci puoi spiegare in parole semplici, un lavoro accademico, anche perché la tua ricerca è parte del tuo dottorato, quindi molto accademico, io l'ho letto ed è un ottimo lavoro, però ci puoi spiegare in parole semplici in che cosa consiste esattamente la tua ricerca e come l'hai articolata? Certamente, permettetemi di condividere il mio schermo, sperando che sia una attività semplice, non si sa mai con la tecnologia. Vediamo se riusciamo a farlo in maniera decente. Riuscite tutti a vedere il mio schermo? Va benissimo, Cristiana. Adesso vediamo la tua presentazione PowerPoint. Perfetto. Allora, innanzitutto grazie Fabio per l'introduzione, grazie Concetta per l'inquadramento storico che hai fatto così puntuale e preciso su come e perché l'italiano è diventato una lingua che ha oltrepassato i confini nazionali
e si è conquistato un posto, direi, di tutto rispetto tra le lingue più studiate al mondo. Vorrei cominciare con questa citazione di Gilardoni, che è uno studioso di linguistica e di didattica dell'italiano. E Gilardoni ci inquadra, diciamo così, l'apprezzamento per una lingua come legato intrinsecamente ai valori culturali che sono l'espressione di quel contesto sociale nel quale la lingua si è storicamente originata. E questo l'hai spiegato veramente molto bene tu, Concetta, inquadrando le motivazioni e le ragioni per cui l'italiano ha varcato i confini nazionali. Direi che i motivi che tu hai elencato sicuramente sono assolutamente quelli che hanno radicato e dato all'italiano le radici della sua fortuna internazionale, come facevi tu riferimento ai lavori letterari di Dante, Petrarca e Boccaccio, e quindi sicuramente questo è stato il motore che ha iniziato questo viaggio, questo percorso dell'italiano all'estero. Però ci sono altri due fattori molto importanti e che ci tengo a citare e che spiegano perché l'italiano è uscito originariamente dai confini nazionali ed è continuato ad essere esportato all'estero. Uno è sicuramente il concetto del Made in Italy, che è un concetto molto più grande del concetto che è stato generato all'interno del mondo della moda. Il Made in Italy ormai è un concetto che incorpora molti aspetti del lifestyle italiano. Il Made in Italy si riferisce a un'economia rinomata a livello internazionale e che è cominciato la sua evoluzione nel post dopoguerra, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con il piano Marshall di ristrutturazione dei paesi europei che erano in grande declino dopo la Seconda Guerra Mondiale. E con la fine degli anni 50 inizia l'era dello sviluppo industriale dell'Italia, il fiorire di piccole e medie aziende in numerosi settori industriali che hanno veramente creato una reputazione internazionale per i prodotti della tecnologia italiana, dell'alta tecnologia italiana. E mi riferisco a gruppi industriali come Fiat, Pirelli, Olivetti, Montedison, che hanno veramente portato l'Italia all'estero da questo punto di vista, appunto dalla produzione industriale. A questo si deve aggiungere un altro aspetto che sembra magari minoritario, ma che ha avuto molta importanza, che ha giocato un ruolo molto importante nell'esportare l'italiano all'estero, il successo di capolavori del cinema italiano che negli anni 60 ha cominciato a imporsi come un cinema di fama internazionale. Uno su tutti, il film La Dolce Vita, che sicuramente ha contribuito a diffondere il prestigio della cultura e dello stile di vita italiano. E quindi diciamo che questo Made in Italy è un fenomeno che ha creato un fascino, ha reso l'italiano una lingua molto affascinante ed è diventato, come dicevo prima, proprio un brand, un trademark che si riferisce non soltanto alla produzione di prodotti industriali, ma anche incorpora diversi ambiti, incluso per esempio la nostra grande tradizione enogastronomica, che è diventata un altro degli aspetti di questo Made in Italy che, come dicevi anche tu, Concetta, in apertura, vede l'italiano avere veramente una rinascita in questo periodo come lingua internazionale. L'altro aspetto che sicuramente non deve essere dimenticato e che anche tu hai citato nella tua introduzione, Concetta, è la diaspora dell'emigrazione italiana. L'italiano è stato la lingua di numerosissime comunità di immigrati che hanno lasciato l'Italia e che hanno contribuito a diffondere l'italiano all'estero. Tenete presente che tra la seconda metà dell'Ottocento e la fine degli anni 70, del 1970, circa 26 milioni di italiani hanno lasciato l'Italia per emigrare all'estero, in particolare il nord degli Stati Uniti,
scusate, il Nord America, quindi Stati Uniti e Canada, il Sud America e l'Australia. Per moltissimi di questi emigranti l'italiano non era la prima lingua, ma era la seconda, perché parliamo di comunità dialettofone che hanno lasciato l'Italia portando con sé la loro prima lingua, che era il dialetto, e l'italiano, che era una seconda lingua che parlavano anche poco, con la quale non avevano una grande dimestichezza. Però, essendo comunità dialettofone che provenivano da tante diverse regioni italiane, quando dico tante mi riferisco alle tante che sono emigrate, che poi si riferiscono in particolare alla Calabria, alla Sicilia, al Veneto, se vogliamo parlare proprio delle regioni principali che hanno contraddistinto l'emigrazione italiana, queste comunità parlavano dialetti diversi e quindi l'italiano è diventato quasi una lingua franca che permetteva a queste comunità italiane dialettofone di comunicare tra loro. E questo è stato una garanzia, diciamo così, per preservare l'italiano all'estero, proprio grazie a questa funzione di lingua franca. E queste comunità emigrate all'estero hanno condiviso valori, abitudini, tradizioni, l'importanza della famiglia, l'importanza delle tradizioni enogastronomiche italiane, che così si sono radicate all'estero. E come risultato abbiamo queste Little Italies, che sono diffuse nei paesi della grande migrazione italiana e che tuttora oggi rappresentano una porzione importantissima della cultura italiana all'estero. Certo. Cristiana, è molto interessante quello che hai detto riguardo alla lingua italiana che non era, con cui non c'era molta familiarità tra gli emigranti. Quindi hanno migliorato l'italiano perché dovevano comunicare con gli altri italiani di altre regioni, però hanno mantenuto intatti i loro dialetti, perché certo, se vogliamo studiare i dialetti originali italiani, dobbiamo andare nelle zone ad alta emigrazione, perché mentre gli dialetti in Italia si sono contaminati, diciamo, con l'italiano, ecco, in Australia invece, nei paesi di emigrazione, è avvenuto esattamente il contrario. I dialetti sono rimasti intatti. Quindi molto, molto interessante questo aspetto linguistico. Cristiana, ci sono altre ragioni, magari dettate da esperienze personali o professionali, che ti hanno spinto a questa ricerca, che sarà stata sicuramente molto laboriosa? Ma guarda, ti dirò, benché fossi al corrente, come quando mi sono trasferita in Australia, ho ricominciato a insegnare italiano come seconda lingua, un'attività che avevo svolto negli anni 90, quando ho vissuto per un po' di tempo a Londra, dove insegnavo italiano. Quindi quando mi sono trasferita in Australia ho ricominciato a insegnare italiano. E benché fossi al corrente, ovviamente, dei fattori che ho appena menzionato, del perché l'italiano è una lingua che è stata esportata all'estero, mi sono veramente stupita di quanto l'italiano fosse una lingua molto amata e molto popolare tra gli studenti dell'italiano come seconda lingua in questo paese. Addirittura fino al 2006, poi questo è cambiato dopo il 2006, l'italiano era la prima lingua studiata nelle scuole elementari. Poi dal 2006 è stata soppiantata dal giapponese ed è diventata la seconda. Però quello che mi ha stupito è che, a dispetto della grande distanza geografica che c'è tra l'Australia e l'Italia, l'italiano è una lingua studiatissima in questo paese. E non essendo certo una lingua che è un passaporto internazionale per viaggiare o per avere una carriera all'estero, mi sono chiesta veramente: ma come mai l'italiano è così popolare in questo paese? Che non, magari ci sono delle ragioni specifiche che possono spiegare questo. E ho scoperto anche che la ricerca sull'italiano imparato come seconda lingua in Australia, non da italiani di seconda, terza o quarta generazione, ma da anglofoni, era molto scarsa, c'era pochissima ricerca. Quindi la cosa mi ha intrigato ancora di più, ho detto, beh, forse c'è uno spazio che con la passione che ho per la lingua italiana posso magari riuscire a colmare se mi metto a cercare un po'. E quindi di fatto è così che è cominciata. Poi
come dicevi tu, ci sono anche ragioni personali. Come dicevo, a parte essere stata un'insegnante di lingua italiana, sono anche una persona che parla una seconda lingua e che l'ha imparata per motivi professionali e per motivi personali. Ma io mi sono, diciamo così, mi sono avvicinata allo studio della lingua inglese per motivi molto pratici. Io volevo una lingua che mi permettesse di viaggiare e di avere anche magari una carriera professionale al di fuori dei confini nazionali. Quindi le mie motivazioni come una come un apprendente di lingua inglese erano molto facili da identificare. Ma nel caso di studenti che si avvicinano allo studio della lingua italiana nel contesto australiano, non erano diciamo ragioni così evidenti, e quindi, essendo una persona curiosa per natura, mi sono detta: vabbè, andiamo a vedere che cosa c'è sotto. Molti insegnanti non possono che ringraziarti, perché hai risposto a molti interrogativi che noi ci poniamo. Cristiana, qual è stata la metodologia che hai applicato nella tua ricerca? Immagino che tu ti sia servita di domande, di questionario, di interviste a studenti. Ci puoi parlare del metodo che hai seguito e della tipologia dei tuoi intervistati? Certo, anzi, vi propongo un piccolo riassunto che forse aiuta a capire come sono andate le cose. Allora, io ho distribuito dei questionari sia cartacei sia online e ho fatto delle interviste in presenza, come si dice adesso in tempi di Covid, faccia a faccia, in presenza, con neologismi. Esatto, con studenti di lingua italiana in due scuole di lingua. Una appunto era la Dante Alighieri di Sydney e l'altra era la WA, che è un'altra scuola di lingue. Quindi mi sono tornata indietro 124 questionari compilati, ho intervistato 68 studenti e, come potete vedere da questa tabella, la stragrande maggioranza erano donne. Ma questa è una caratteristica per tutte le lingue, per tutti i contesti. E chi si avvicina allo studio delle lingue straniere, nella stragrande maggioranza, è sempre donna, e quindi diciamo che il mio campione riflette veramente questo trend generale. Studenti maturi che andavano, come potete vedere, dai 35 ai 55 anni, e studenti che appunto erano, alcuni di loro erano motivati dal fatto che non erano motivati dal fatto di acquisire una qualifica o un diploma, si erano iscritti a questi corsi di lingua che non rilasciavano particolari diplomi o qualifiche linguistiche. Questo lo dico perché, d'altro canto, tutto il campione aveva un livello di istruzione comunque molto alto. E come potete vedere, più di due terzi del campione aveva un'istruzione di livello universitario, quindi laureati anche con master e con dottorati. Per quanto riguarda il livello di inquadramento nei corsi, era abbastanza ben bilanciato tra livello di principiante, livello intermedio, livello avanzato, quindi c'era un bilancio abbastanza equo tra questi tre livelli. E in termini professionali c'era una percentuale abbastanza significativa di pensionati, dovuto anche all'età medio-alta degli intervistati. Però c'era anche una porzione significativa di persone che lavoravano ancora sia part-time che full-time, con in ruoli professionali, executive e manager. E quello che è interessante da questo punto di vista è che il fenomeno di adulti che si avvicinano allo studio della lingua è un fenomeno in un trend crescente a livello globale. Nel senso che in tutto il mondo si è visto una rinascita dell'apprendimento delle lingue straniere da parte degli adulti. E questo diciamo un po' per due motivi. Un po' perché c'è stato un aumento dell'aspettativa di vita in generale, quindi si vive più a lungo. Magari non si può dire oggigiorno che si va in pensione prima, però
comunque c'è la tendenza che è stata definita da molti studiosi come lifelong learning, quindi una tendenza a diventare, a essere studente tutta la vita, diciamo, e questo è anche dovuto ai molti corsi di sviluppo professionale che si fanno anche nelle aziende, tanta formazione, tanto training all'interno delle aziende. Quindi se l'allungamento delle aspettative di vita e questo trend che porta gli adulti a studiare più a lungo di quanto non si faceva in passato, sicuramente ha determinato anche questo aumento nell'interesse dell'apprendimento delle lingue straniere, che va detto è un ambito di ricerca anche questo poco, un po' trascurato, e quindi un'altra, una motivazione in più per me per andare a scoprire che cosa ci stava sotto. Bene, Cristiana. Io avevo degli studenti abbastanza avanti negli anni e mi dicevano che continuavano a studiare l'italiano per il piacere della lingua, per il piacere di approfondire, ma anche perché lo studio delle lingue straniere ha dimostrato che rallenta l'invecchiamento del cervello, quindi allontana anche il rischio dell'Alzheimer. Senti, hai parlato di motivazioni, quindi dai dati che hai raccolto, qual è il fattore motivazionale, o sarebbe forse meglio dire quali sono i fattori motivazionali più forti che sono emersi da questa tua indagine, da questo tuo questionario? Certo, io ho pensato di proporvi una carrellata, diciamo così, su queste motivazioni che hanno portato e che portano gli australiani anglofoni a studiare l'italiano attraverso gli estratti delle interviste, perché secondo me è bello far parlare la viva voce dei partecipanti della ricerca, è un modo per dargli concretezza e dargli vita. Allora, sicuramente un fattore veramente che è emerso in maniera molto molto robusta dalla ricerca è l'attrazione verso gli italiani come popolo, come persone. E questo è emerso in maniera veramente molto forte. E perché? E questo è dovuto al fatto che molti di loro hanno viaggiato in Italia, ma non viaggiato per una settimana su un pullman che ha fatto da Torino a Palermo. Quando dico viaggiare intendo proprio viaggiare, quindi molti di loro hanno fatto lunghi soggiorni in Italia, molte volte. Ve ne cito soltanto uno studente che è stato in Italia 25 volte e facendo lunghi soggiorni, quando intendo lunghi soggiorni intendo magari affittare un appartamento per un paio di mesi in una zona del nord o del sud Italia. Quindi diciamo che il turismo, ma un turismo più da viaggiatore che non da turista mordi e fuggi, ha contribuito moltissimo a creare questo, diciamo, questa predisposizione verso gli italiani, questo sentimento di veramente di grande affetto e di grande attrazione verso l'italiano come popolo. E vi propongo questi due estratti che, come vedete, sono molto evocativi. Ci dicono che ci sono delle affinità personali con gli italiani, perché gli italiani hanno un modo di reagire o di relazionarsi che è molto personale, diverso da altri popoli, e sono amichevoli, aperti, calorosi. E questo, uno di questi partecipanti alla ricerca diceva: quando incontro qualcuno, qualche italiano, sono sempre molto contento, sono persone squisite, non credo di aver mai incontrato un italiano che non mi piaccia. Quindi queste sono affermazioni molto forti, molto importanti, che veramente esprimono davvero l'affetto per l'Italia e per gli italiani. Un altro estratto che vi vorrei proporre è questo, e questo ha a che fare con un'opportunità che si è presentata qui in Australia recentemente, con tutta una serie di visti come il Working Holiday Visa che il governo australiano ha offerto a chi vuole passare un periodo di studio, di lavoro in Australia. Questo ha attirato moltissimi giovani italiani
che vengono in Australia per passare magari un anno o qualche o anche un po' di più quando è possibile, e che di solito trovano lavoro nell'ospitality, quindi nei caffè, nei ristoranti, nei bar, negli alberghi. E quindi questo ha dato la possibilità agli australiani di avere ancora un contatto più diretto con questi giovani italiani che arrivano in Australia, e che quindi ti danno l'opportunità di andare in un bar, ordinare un caffè, ordinarlo magari in italiano e avere una piccola conversazione. E come ci riporta questo estratto, l'intervistato dice: se avessi avuto un'impressione negativa di questi giovani italiani che sono qua, non avrei avuto probabilmente la stessa motivazione per approcciarmi allo studio della lingua italiana. E addirittura, questo mi fa sempre divertire, me lo ricordo sempre con grande nostalgia quasi, di uno studente che era anche un partecipante alla ricerca, che mi diceva: quando sento questi ragazzi che parlano italiano nelle strade di Sydney, se siamo fermi a un semaforo e aspettiamo di attraversare la strada, io attacco bottone, ed era molto orgoglioso di poter usare questa frase idiomatica italiana, attacco bottone e gli chiedo: da dove vieni, che cosa fai, ti piace l'Australia? Insomma, ogni occasione è buona per riuscire a parlare un po' di italiano nelle strade di Sydney, apparentemente. Sì, Cristiana, è molto commovente a volte la gioia che i nostri studenti provano quando riescono a usare le frasi idiomatiche al momento giusto, nel posto giusto, perché non è sempre facile. È tutto molto interessante, Cristiana. Quindi, in un certo qual modo, la comunità italiana in Australia, oltre ai tanti ruoli importanti che ha giocato e continua a giocare su tanti livelli, in tanti campi, ha anche questo ruolo fondamentale nel rendere la lingua italiana una lingua desiderabile, cioè una lingua che gli australiani vogliono imparare. Quindi il loro contributo è avvenuto anche nel campo linguistico. Quindi quello che mi viene da pensare quando tu fai questa analisi è che probabilmente proprio questo desiderio di studiare l'italiano che viene dal rapporto con gli italiani d'Australia è indicativo di un livello di buona integrazione della comunità italiana nel tessuto sociale australiano nel senso più ampio. Perché se io voglio parlare la lingua del mio vicino, che è italiano, vuol dire che ho stima e rispetto degli italiani accanto, della porta accanto. Non trovi? Assolutamente, questo è un altro fattore molto tipico del contesto dove è avvenuto il mio studio, quindi dell'Australia. Non so se questo possa essere ampliato ad altri contesti di emigrazione italiana, e mi piacerebbe davvero scoprirlo, ma sicuramente la presenza di una comunità italiana che ha una forte visibilità, non solo numerica, ma anche visibilità in termini proprio di personalità che emerge come una forte caratteristica, ha giocato un ruolo fondamentale nel sviluppare questo apprezzamento per la lingua italiana in Australia. E la storia delle comunità italiane in Australia è molto nota, grazie a un programma lanciato dal governo australiano verso la fine degli anni 40, quindi dopo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, questo programma ha portato una media di 18.000 migrati all'anno dall'Italia in Australia tra il 1951 e il 1961. Quindi veramente parliamo di un'emigrazione di massa. E siamo arrivati agli anni 80, verso la fine degli anni 80, che la comunità italiana in Australia era la più grande tra le comunità immigrate, e quindi anche l'italiano era la lingua più parlata tra le comunità immigrate, proprio perché rappresentava la comunità più grande. Bisogna dire però che, se vogliamo essere proprio, mettere i puntini sulle i, come si suol dire, che all'inizio gli italiani immigrati non hanno avuto una vita facilissima qui in Australia. E quando io e te parlavamo nel preparare questa presentazione, Concetta, questo è emerso. Quindi mi piaceva anche
che tu facessi questo riferimento perché ne abbiamo parlato in maniera approfondita. Sì, certamente. No, diciamo che dagli anni 80 in poi la vita degli italiani è diventata molto più piacevole ed è stata gli australiani nel frattempo avevano cominciato a viaggiare molto in Italia, avevano cominciato a capire la ricchezza dell'Italia e quindi ritornando hanno rivalutato alcune cose tipiche della nostra emigrazione. Però ecco, se ci riferiamo all'aspetto linguistico, rimaniamo nell'ambito della lingua. Io ho sentito molte testimonianze di persone della prima generazione. Quando parliamo di prima generazione parliamo dei figli degli emigranti, i quali sono quelli che hanno sofferto più di tutti gli altri, perché si sono trovati a cavallo di due mondi. Erano esposti alla cultura e alla lingua italiana dentro casa, apprezzavano molto la propria cultura e amavano la lingua, però si poteva usare la propria lingua solo all'interno delle mura domestiche, perché è spesso successo che, per esempio, su un autobus a qualcuno è stato detto speak English, in questo paese noi parliamo inglese, quindi come per dire non parlare italiano, parliamo inglese. Quindi c'è stato il rifiuto da parte di quella fascia di italo-australiani di imparare di usare l'italiano. Però che cosa è successo? È successo qualcosa di molto bello, perché quando questa seconda generazione, qui abbiamo anche Tilly che può confermare questa cosa, con la seconda generazione, quando hanno avuto i loro figli, hanno voluto che imparassero l'italiano, perché nel frattempo l'atteggiamento degli australiani era molto cambiato nei confronti degli italiani. I ristoranti italiani fiorivano come funghi ogni giorno. Faccio solo un esempio anche banale. Nella casa in cui abito adesso abitavano una coppia di australiani e questi alle 5 del pomeriggio dicevano ai figli: andate a chiudere le finestre perché nella casa accanto c'era una famiglia di italiani, andate a chiudere le finestre perché the bloody Italians hanno cominciato a cucinare. Quindi arrivava questo odore di aglio, ecco, Tilly ride perché sa che cosa, di che cosa sto parlando. Quindi con i loro bambini invece hanno insistito che imparassero l'italiano, e così sono sorte quelle che tu anche di cui parli nel tuo libro, i corsi del sabato. Esatto, perché al momento è interessante fare la fotografia di che cos'è l'italiano adesso, al giorno d'oggi, in Australia, come lingua immigrata. Secondo l'ultimo censimento, non l'ultimo censimento, il censimento di cui ho rilevato i dati per la mia ricerca, che è quello del 2016, l'italiano è adesso la terza lingua immigrata, è la terza lingua tra le lingue delle comunità immigrate. Ed è che all'inizio del 2000 è stata la prima lingua studiata, fino al 2004-2005, sì. Era la prima lingua studiata come seconda lingua, sì. In termini di importanza come lingua delle comunità immigrate, adesso è la terza, al pari merito con cantonese e vietnamita. Mentre la numero uno, la prima lingua immigrata parlata in Australia, è il mandarino, seguito dall'arabo. E quindi diciamo che comunque... una volta l'Italia era al primo posto come comunità immigrata e come lingua più parlata, adesso è al terzo posto, perché ovviamente c'è stato uno shift in questo paese dal punto di vista demografico e di immigrazione che spiega questo. Detto questo, è interessante andare a vedere cosa ci dicono gli intervistati del loro rapporto con la comunità italiana. E allora molti hanno riferito del fatto di vivere o di essere cresciuti in aree con un'alta concentrazione di famiglie immigrate, è il cosiddetto Inner West qui a Sydney, dove c'erano molti ristoranti, dove c'erano molti negozi gestiti e condotti da italiani. E la metà di tutte le persone che ho intervistato ha avuto contatti con questo mondo emigrato, e questo veramente ha lasciato un marchio, diciamo, nel
nell'affetto e nell'interesse sviluppato poi nei confronti dell'italiano e della cultura italiana. Vi voglio proporre questo estratto, anzi questi due estratti, che hanno proprio a che fare con questo. Il primo ci dice che l'intervistato è cresciuto nell'Inner West, dove c'era una forte presenza della cultura italiana, e l'italiano era una lingua che lui apprezzava molto, che era parlata intorno a lui costantemente, ed era affascinato da questa lingua perché poteva usarla nei ristoranti e nei negozi, e pensava: oh, come mi piacerebbe parlare questa lingua. E questo è stato così il primo seme che ha generato poi un seguente interesse allo studio della lingua. E quest'altro estratto che dice: noi viviamo in un'area di Sydney dove ci sono degli italiani. Puoi andare nei negozi e parlare italiano e sentire persone che hanno origini italiane. E questo veniva detto con grande affetto e con grande apprezzamento. Un altro elemento fondamentale che tu, Concetta, hai accennato prima, è legato all'uso dell'italiano nelle scuole, all'insegnamento dell'italiano nelle scuole. E infatti quest'altro estratto si riferisce proprio a questo. Questo ragazzo, tipicamente australiano, senza nessun contatto, senza nessun origine italiana o contatto precedente con il mondo italiano, ha fatto le scuole in una scuola dove l'italiano era offerto come seconda lingua e gli è piaciuta e ha deciso di iscriversi a quelle che vengono definite le Saturday Schools of Community Languages, di cui in un minuto Concetta vi parlerà perché ne sa molto più di me di questo. E ci dice questo intervistato che praticamente tutti nella classe erano italiani ed è nata un'amicizia ed era abituata ad andare a casa di questi suoi compagni di scuola e a pranzare con loro e a entrare in contatto con le famiglie e a sedersi in giardino e a mangiare. E tutta questa pratica sociale, perché si chiamano pratiche sociali, e quelle che stiamo descrivendo, gli hanno fatto venire la voglia di continuare lo studio dell'italiano. E qui vorrei che si inserisse Concetta, perché c'è un aspetto di storia dell'immigrazione italiana che è molto importante, di cui Concetta vorrei che vi parlasse perché ne sa molto più di me. No, no, non è perché ne sappia più di te, ma è una parte dell'immigrazione e vedi, tu prima hai parlato della policy, no? Del populate or perish, popola o perisci. Quindi avevano bisogno di una grande. No, avevano bisogno di capitale umano, aveva bisogno di capitale umano perché dopo la Seconda Guerra Mondiale avevamo 7 milioni di persone e c'erano dei politici, Colwell in particolare, che disse: non possiamo sperare di crescere solamente con le nascite, quindi incoraggiare le famiglie australiane a fare figli. Abbiamo bisogno di persone. Però c'erano anche quindi li abbiamo fatti venire, ma a un certo punto si è reso necessario fare delle politiche dell'immigrazione. E io credo che l'Australia sia stata all'avanguardia in questo senso, perché già nel 1975 il governo federale istituì una Ethnic Affairs Commission, quindi una commissione apposita, fondata e presieduta da un nostro connazionale, un grande uomo, il dottor Paolo Totaro, che insieme ad altri 11 membri, quindi erano 12 membri in tutto, formato da donne e uomini, tutti recenti immigrati di origine non inglese. Questi presentarono una relazione di 630 pagine, che si chiamava Partecipazione. Ecco, questa relazione offriva al governo federale raccomandazioni, cioè delle raccomandazioni, quello che questo gruppo di questi membri della commissione vedevano che era necessario applicare in Australia per migliorare la partecipazione degli australiani e degli emigranti. E tra i vari dipartimenti nei quali hanno dato raccomandazioni c'era anche quello delle scuole, dell'istruzione.
Quindi siamo passati dalla scuola del sabato, che come hai detto era organizzata da enti privati, da enti comunitari, da istituzioni comunitarie, ecco, dopo questa cosa rivoluzionaria fatta dalla Commissione per gli affari etnici, l'italiano è stato inserito nei corsi nelle scuole pubbliche, quindi è diventata proprio materia di studio. E allora sì che è venuto la grande diffusione in maniera più capillare dell'apprendimento dell'italiano anche da famiglie che non avevano nulla di italiano, che non avevano un cognome italiano, non avevano legami con l'Italia. E questo è stato quello che ha fatto volare veramente e ha aumentato la popolarità dell'italiano con grande pensa che alcuni genitori sceglievano la scuola per i figli sulla base se veniva offerto l'italiano. Ecco, a volte hanno optato per una scuola invece di un'altra perché in quella scuola offrivano l'insegnamento dell'italiano. Quindi questa la dice veramente lunga, no? Sulla popolarità e sull'attrazione della nostra lingua. Certo, Concetta, questo la dice anche lunga su quanto la comunità italiana, come accennavamo prima, è riuscita poi a integrarsi molto bene nel tessuto sociale australiano. Una comunità che è percepita come una risorsa in questo contesto multiculturale che è l'Australia e che appunto ha contribuito a creare questa immagine molto positiva. Fino a un punto che l'integrazione tra comunità italiana e australiana ha visto anche l'emergere di molti matrimoni misti. Infatti vi vorrei, anche se qui non si tratta proprio di un matrimonio, però è in quell'ambito che andiamo a parare, vi vorrei proporre questo estratto. Questa è un'altra, è una intervistata che mi ha dovuto imparare italiano per comunicare con la sua famiglia, perché la sua famiglia aveva parlava inglese molto poco. E l'esperienza planted a seed, che è un'espressione molto bella, ha generato delle radici, ha lasciato un segno, diciamo. Mi piacevano molto i genitori, anche se erano molto conservatori, diciamo. La madre mi aveva accettata, il padre no, perché, e lei si è autodefinita, because I was a kangaroo, perché ero australiana, ma questa esperienza mi è rimasta e ho sempre continuato lo studio della lingua italiana. E questo, quando ci confrontavamo io e Concetta, ci ha fatto anche riflettere sulla faccenda proprio del multiculturalismo che ha portato anche a parecchi matrimoni misti, che sono documentati anche nei censimenti australiani. Sì, sicuramente. E c'era, ecco, quando tu hai detto anche la testimonianza di questa persona che hai intervistato, che dice i genitori, they were very strict, erano molto severi. La madre mi ha accettato, il papà non tanto. In genere succedeva, dalle esperienze, dalle testimonianze che io ho sentito, i papà erano generalmente un pochino più generosi, no, in questa cosa. Però c'è anche un aspetto molto importante che viene da questo, Cristiana, e cioè che i genitori, anche se erano venuti veramente, neanche il tempo materiale per imparare, neanche gli strumenti, come hai detto tu, alcuni erano venuti veramente con un livello molto basso di educazione, di istruzione, per cui non avevano nemmeno gli strumenti per imparare bene l'inglese. E quindi tu vedi queste ragazze o questi ragazzi che entrano nelle famiglie italiane e che si sono motivati a imparare l'italiano per meglio comunicare con la famiglia, ma soprattutto forse per essere ancora più accettati. Ho conosciuto la moglie cinese di un ragazzo italiano che ha imparato a memoria la canzone Sono un italiano. E penso che dopo aver cantato quella canzone in perfetta dizione, perché l'ho aiutata molto, ecco, se li ha conquistati i genitori del marito per sempre a vita. Quindi è un aspetto veramente curioso,
ma molto interessante dal punto di vista linguistico, sociologico e insomma per tanti altri aspetti. Ecco, no, questo è molto interessante e mi dà anche il volano per introdurre un altro aspetto che è emerso molto, molto forte dai risultati della ricerca. Attraverso tutti questi contatti con questa comunità italiana che ha una forte presenza sul territorio australiano, molti degli intervistati mi hanno riportato quello che è stato definito, in inglese l'avevo definito emotional attachment, in italiano lo definirei un senso di appartenenza. Si sentono parte, attraverso lo studio della lingua italiana, di una comunità italiana, virtuale o reale, non importa, è una comunità che condivide una lingua. E vi vorrei proporre questi due estratti che parlano proprio di questo sentimento di appartenenza. Addirittura uno degli intervistati dice: è un po' come il nepotismo, favorisci qualcuno perché è della tua famiglia, come negli eventi sportivi. Io ho questa tendenza a fare sempre il tifo per l'Italia, anche quando vado a comprare una macchina. Le macchine italiane non mi piacciono neanche tanto, ma comunque le guardo sempre, solo perché sono italiane. È proprio una cosa patriottica. E questo, voglio dire, è molto evocativo come estratto. Oppure quest'altro intervistato che mi diceva che è quasi buffo per me, perché se dovevi imparare un'altra lingua era scontato che sarebbe stato l'italiano, non avrei preso in considerazione nessun'altra lingua, perché ho un'affinità particolare con questo paese. E in inglese mi ha detto: Italy is my country of choice, è la mia paese di adozione. In qualche modo, e queste mi sembrano affermazioni molto forti, che ci fanno capire quanto questa comunità, la comunità italiana in Australia, ha veramente lavorato molto bene nel diffondere questo grande apprezzamento nei confronti della cultura italiana, che, devo dire la verità, ha un grandissimo alleato, e che è la tradizione enogastronomica italiana, che ha giocato un ruolo importantissimo, e questo sicuramente non solo in Australia ma anche in altri paesi, ma nella mia ricerca è saltato fuori come un altro elemento fondamentale, quello che io ho definito la convivialità, il concetto di convivialità e dei piaceri della tavola, che contraddistinguono e denotano molto bene una delle caratteristiche fondamentali del contesto socioculturale italiano. E quindi diciamo che il fatto che per gli italiani mangiare o sedersi intorno a un tavolo non è soltanto consumare cibo, è socializzare all'interno della famiglia, creare relazioni, è interconnettersi con altri membri della famiglia, crea il cibo, il consumare un pasto insieme, crea delle pratiche sociali che poi si sono radicate nel corso dei secoli come tradizioni e come fonte di identità nazionale. E questo è molto forte, molto sentito, molto forte dai non italiani, il fatto che gli italiani si autoidentifichino con una tradizione enogastronomica molto forte. Non importa se ci sono 20 regioni italiane che hanno diverse tradizioni enogastronomiche, e questo lo sappiamo molto bene, la diversità enogastronomica italiana è una peculiarità del nostro paese, però nonostante le differenze ci riconosciamo in questa identità collettiva che ha a che fare con le pratiche legate al cibo, alla convivialità e ai piaceri della tavola, e siamo riusciti a creare come italiani una narrativa molto carismatica intorno a che cos'è il cibo per noi. Infatti vi vorrei proporre questo estratto che ci parla proprio di questo. Come si prepara la tavola, tutti seduti insieme intorno al tavolo per mangiare insieme, veramente mi ha influenzato, perché è molto diverso da quello che si fa in Australia, dove le persone mangiano magari in silenzio, non è un momento sociale, addirittura davanti alla TV, e invece gli italiani sono molto conviviali,
portano il piatto di portata in tavola, si comincia a parlare e si comincia a socializzare. Questo è un modo molto diverso di consumare cibo. E questo è venuto fuori con una forza veramente molto importante come risultato di ricerca, che vorrei anche sottolineare un'altra cosa che è stata detta in una delle interviste, e ve lo dico in inglese: because food is more than food for Italians. Certo, è un rituale. E infatti, quando si parla di italiani, si parla del pranzo domenicale, che deve essere sempre qualcosa di molto speciale. Ma Cristiana, ci avviamo alla conclusione, perché purtroppo il tempo è tiranno. Per concludere, dobbiamo chiudere in bellezza. C'è la motivazione più tradizionale, no? Quella che ha caratterizzato la diffusione dell'italiano nei secoli scorsi, con cui abbiamo iniziato, no? Questo discorso, questa chiacchierata stasera, e cioè c'è il fascino del nostro ricchissimo patrimonio artistico, culturale, architettonico, eccetera, che forse ha esercitato l'effetto di attrazione più forte e, se vogliamo, anche più nobile. Questo sicuramente, diciamo che le motivazioni tradizionali che hanno portato da sempre, nei secoli, ad apprezzare l'italiano sono ancora lì, non sono andate da nessuna parte. Quindi il patrimonio culturale italiano ha sempre esercitato un'attrazione enorme. E quando parlo di patrimonio culturale mi riferisco all'arte, all'architettura, alla storia e come tutto questo viene espresso attraverso la lingua italiana. Sono tutti elementi molto accattivanti. E pensiamo appunto al periodo del Rinascimento, al periodo ancora precedente al Rinascimento, molti secoli prima del Rinascimento, l'allure dell'impero romano e di quello che l'impero romano è riuscito a fare, soprattutto attraverso anche la lingua latina, come citavi tu prima, Concetta, l'opera, la musica classica. Ecco, tutto questo che viene definito in inglese high culture ha sempre avuto un posto molto molto importante in Australia. L'Australia ha sempre avuto questa italofilia nei confronti di questa grande espressione culturale italiana. E vi vorrei proporre, saltiamo alcune slide, e vi vorrei proporre proprio questa, sulla italofilia che è molto presente in Australia. E questo intervistato appunto si riferiva al Rinascimento, al periodo dove la genialità è emersa, il contributo che l'Italia ha dato in termini storici, artistici, architettonici, e è stata una fonte di ispirazione enorme per accostarsi allo studio della lingua italiana. E quindi questa motivazione, che è molto tradizionale, che non abbiamo scoperto nulla di nuovo, ma è sempre lì molto forte, molto presente, unita anche a un'altra motivazione che immagino anche tu, Concetta, come insegnante di lingua italiana avrai riscontrato molto, che si riferisce a come viene percepita la bellezza percepita della lingua italiana dal punto di vista della musicalità. È qualcosa di veramente quasi unico, che noi che siamo italiani, che abbiamo, siamo come la nostra lingua madre l'italiano, forse facciamo fatica a percepirlo, ma in generale tutti gli stranieri che si accostano allo studio della lingua italiana percepiscono questa musicalità della lingua, che la rende particolarmente attraente, particolarmente bella. E questo va a innestarsi su un ultimo aspetto che vi vorrei proporre prima di salutarvi e di passare eventualmente alle vostre domande, che è quello che ho descritto nella mia ricerca: le bellezze estetiche e l'epitome della raffinatezza dell'italiano, perché alla fine la lingua italiana e la cultura italiana si presentano come un pacchetto. È un pacchetto che ha un'attrattiva enorme, e l'attrattiva enorme di questo pacchetto è dovuto alle bellezze estetiche, alla raffinatezza che la lingua e la cultura propongono a un pubblico non italiano. E quindi è l'apprezzamento, la combinazione della cultura in tutte le sue forme, musicali, architettoniche. È una lingua che ha classe, è una lingua seducente, ed è una lingua che mostra eleganza, raffinatezza e grazia.
Quindi mi sembrava, ci sembrava a me, a Concetta, che finire con le bellezze estetiche che rendono il pacchetto lingua italiana e cultura italiana un pacchetto così formidabile, ci sembrava proprio un modo per chiudere in bellezza. Doveva chiudere in bellezza, perché, come ha detto una mia studentessa una volta, Italia è sinonimo di bellezza. Ecco, non... quindi grazie, grazie Cristiana, veramente. Allora, per questa presentazione, la condivisione. Bravissime, bravissime, bravissime. Una chiarissima esposizione, presentazione. Avete toccato moltissimi tasti che sono in parte anche l'esperienza di tutti noi che viviamo in questo paese. Se vogliamo, se possono, come si dice, condensare tutto quello che avete detto, è il rapporto quasi automatico che c'è fra imparare una lingua, avvicinarsi a un paese, impararne la cultura e avere il desiderio di andarlo poi a visitare. Questo, ce lo dico personalmente, è un'esperienza che io ho avuto quando per lavoro ho dovuto viaggiare molto in Indonesia, ho dovuto imparare l'indonesiano, ma io fino a quel punto dell'indonesia non sapevo molto. E invece ho imparato tantissimo, è un bagaglio culturale che rimane e fa sempre piacere. Io vorrei adesso chiedere se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, sia a Cristiana che a Concetta, e continuare un pochino la discussione prima poi di salutarci. Vedo anche mio fratello. L'abbiamo visto. E so che è occupatissimo, è una cosa pienissima per lui. Grazie Lino, grazie. Bene, allora, c'è qualcuno che vuole partecipare a questo o descrivere le proprie esperienze? Fabio? Sì. Non so se mi senti bene. Io non so se l'abbiamo diciamo trattato nello specifico, però ero interessato perché ogni tanto, purtroppo negli scorsi 2 anni, si sente dire che comunque lo studio dell'italiano magari nelle scuole non è così in auge comune come è stato nei decenni passati. Volevo sapere se Concetta o Cristiana sono più aggiornate, ci possono appunto dire qualcosa su queste possibili minacce all'orizzonte, se ci sono delle misure che voi pensate potrebbero aiutare lo studio dell'italiano a diffonderlo nelle scuole in prospettiva. Grazie. Cristiana, vuoi rispondere tu? Io dico solamente un po' quello che... siamo passati dall'italiano come dall'apprendimento di una lingua come piacere per la lingua, proprio il piacere di imparare la lingua senza l'interesse ad usarla eventualmente a scopi di lavoro o di altro. La ragione per cui l'italiano ha perso un po' piede, però ricorda Andrea che Cristiana stava parlando soprattutto di studenti maturi, di studenti che abbiamo nei corsi per Continuing Education, vero Cristiana? Sì. Oppure anche alla Dante Alighieri. Nelle scuole è successo invece, e anche nelle università, perché è intervenuto questo fattore, cioè studiare l'italiano, studiare una lingua per il solo piacere di studiarla, ma senza che mi offra degli sbocchi professionali, allora ci penso 2 volte. E quindi è per quello che il cinese, per esempio, il mandarino ha preso più piede, perché diventa una lingua che puoi usare anche per il business. Vero Cristiana? Non so qual è la tua... No, assolutamente. Guarda, diciamo, Andrea, per rispondere alla tua domanda, che siamo davanti a quasi un bivio, se vuoi. Negli ambiti più istituzionali, quindi scolastici e universitari, l'italiano è in calo ed è un fatto. Negli ambiti non istituzionali, quindi parlo di continuing education, come è stata definita, quindi le scuole di lingua come la Dante Alighieri, come il WEA che offre corsi di lingua italiana e come tante altre scuole di lingua italiana che ci sono in Australia, quello non è assolutamente in calo.
è addirittura in crescita negli ultimi anni. Quindi diciamo che siamo di fronte un po' a una dicotomia. In alcuni ambiti più istituzionali, di formazione più legata appunto all'acquisizione e al conseguimento di diplomi, è vero, i numeri sono in calo e anche Antonella, che è qui con noi collegata e che insegna all'università, penso ce lo possa confermare. In ambiti invece dove si assiste a una un avvicinamento alla lingua più dovuto a motivi intrinseci, non legati al conseguimento di un diploma o di una qualifica, questo diciamo che l'apprezzamento e lo studio della lingua italiana non è assolutamente in difficoltà. Perfetto, grazie. Prego. Un'altra cosa che ho accennato mentre parlavamo e che secondo me è molto interessante è proprio il fatto che questo apprezzamento per lo studio delle lingue straniere, non necessariamente solo l'italiano, da parte di studenti maturi è proprio un fenomeno globalmente in crescita. Guardavo i dati che vengono forniti da un'istituzione che si chiama ICON e sono dati globali, e poi ce n'è un'altra che fornisce dati ancora più in tempo reale che si chiama Ethnologue, hanno un sito web dove forniscono tutti questi tipi di dati. È incredibile quanto l'aumento dell'apprendimento delle lingue straniere da parte di adulti sia un fenomeno globale. E le lingue più ricercate al momento sono sicuramente lo spagnolo, anche perché lo spagnolo è una lingua che ha una tale diffusione che si spiega un po' da solo, ma anche c'è la crescita di lingue meno tradizionali nel passato, come proprio il mandarino o l'arabo o altre lingue orientali, anche il giapponese. Io ho trovato questa cosa. Bene, allora. Qualcun altro vuole offrire i commenti? Perché abbiamo finito anche il tempo. Pasquale, se... Pasquale, hai appena mandato un chat. Tu che ci ascolti da così lontano, qual è la tua impressione, l'impressione che ricevi da queste conversazioni? Ah, sicuramente è quello che ho scritto ora. Intanto buonasera a tutti voi che siete in Australia. Qui io ho appena bevuto il caffè, quindi siamo nel periodo di colazione. È stato molto interessante quello che ho scritto. È stato molto interessante soprattutto come gli italiani ci vedono all'estero, e questo è molto importante. Anche perché fa aumentare ancora di più il nostro orgoglio di italiani. Quindi dovremmo sforzarci di immaginarci all'estero, di capire qual è stata anche la nostra l'importanza di tutto quello che è stata la nostra storia, di quello che sono state le nostre di quello che sono le nostre bellezze artistiche, di cultura, di tradizioni enogastronomiche, la musicalità della lingua italiana, come diceva la Cristiana, e io mi ci sono riconosciuto molto in tutto questo, e devo dire che avere questo tipo di immagine all'estero mi fa riempire di orgoglio, esattamente questo quello che penso. Quindi la nostra autostima da italiani aumenta a dismisura nel momento in cui abbiamo questo tipo di visione, diciamo, condivisa da tanti che vedono l'Italia e l'italiano in questo modo. Quindi semplicemente sono molto molto felice di aver partecipato a questa zoomata, come si dice in Italia, e mi piacerà risentirvi ancora. Avrei continuato per tanto tempo perché veramente è stato ipnotizzante, molto molto utile. Grazie, grazie veramente. Lino, grazie. Ma poi un po' di più in noi stessi anche in Italia. Esatto, esatto. Cercare di fare leva sulle grandi qualità che abbiamo. Esatto. Ma noi siamo
siamo all'estero grandi promotori della nostra cultura, delle nostre abitudini, del nostro paese, ci sentiamo estremamente orgogliosi. A casa nostra siamo un po' più negativi. Cerchiamo un po' per ignoranza del mondo all'esterno dell'Italia, perché molto spesso sentiamo dire che la capitale dell'Australia è Sydney, quindi insomma ci manca un pochino di conoscenza generica e generale. Ma veramente io lo ricordo molto bene quando ancora vivevo in Italia, che ci davamo sempre addosso, insomma. Invece dobbiamo essere molto, molto orgogliosi per quello che l'Italia ha contribuito alla cultura mondiale, cominciare da Marco Polo, per esempio, un esempio un po' strano, insomma, di un viaggiatore che un po' di cultura italiana ha portato in Oriente. Io vorrei... E Fabio, mi permetti di interromperti un attimo perché vorrei sottolineare un elemento che non ho avuto tempo di citare prima, ma che vi farà molto contenti tutti, penso, e che è emerso in maniera molto forte dalla ricerca, è che gli studenti di italiano apprezzano tantissimo l'atteggiamento degli italiani quando uno studente che sta studiando l'italiano si tenta di parlare in italiano. Quindi gli sforzi che uno studente fa quando, per esempio, cerca di parlare italiano in un negozio, in un ristorante qui a Sydney dove ci sono italiani, o quando viaggi in Italia, è un elemento apprezzatissimo, nel senso che l'italiano viene percepito come una persona che riconosce lo sforzo di uno che impara una lingua come l'italiano, così difficile, così poco internazionale, e fa di tutto per mettere a proprio agio colui che tenta, anche con goffi tentativi, di parlare italiano. Al punto che, e questo è un dato che è emerso dalla ricerca e mi ha stupito tantissimo, circa il 50% degli studenti che ho intervistato, quindi dei partecipanti alla ricerca, avevano cominciato a studiare francese prima e poi sono passati allo studio dell'italiano anche per questo motivo, perché la risposta generale nei confronti di chi si avventura nello studio della lingua francese non è percepito così, in maniera così welcome, come si suol dire, dai nativi francesi. E quindi il fatto che gli italiani apprezzino molto quando qualcuno si sforza di parlare e studiare la lingua e fa di tutto per metterli a proprio agio, ha un ruolo molto importante. E questo penso che tutti noi che parliamo più di una lingua, molti di noi che sono qui su Zoom parlano sicuramente l'inglese, e questo lo riconosciamo quando si fanno degli sforzi per imparare una lingua straniera e i nativi, i parlanti nativi lo apprezzano e si sforzano e se ti fanno qualche complimento perché hai beccato la pronuncia giusta, beh, questo è un altro fattore motivante. Benissimo, giusto, giusto, un'esperienza un po' di tutti, anche in Italia, quando al contrario incontriamo dei turisti che chiedono indicazioni, l'italiano si fa in quattro con gesti, parole, eccetera, per aiutare. Quello che io vorrei al momento è chiedere a una anglofona come percepisce tutto quello che noi abbiamo discusso. Noi abbiamo discusso da un punto di vista italiano, volevamo discutere un po' di più anche, o parlare appena un po', da un punto di vista australiano, cioè direttamente. Non so se Josephine vuol dirci qualcosa o Suzanne. C'è Josephine. A tutti. Beh, prima grazie, bravissime a tutti e due. Beh, io facevo sì. Gli adulti apprezzano molto la lingua italiana e penso, veramente penso che noi tante volte noi stessi non apprezziamo quello che siamo e quello che abbiamo. Perché tante volte dall'inizio degli anni 50, 60, 70, gli italiani no, dovete parlare in inglese, non si parla l'italiano. E quindi quello è rimasto con tante. E poi pian piano
Anche noi, i miei genitori sono arrivati in Australia negli anni 50, ma anche noi, io ora insegno l'italiano e io sono orgogliosa di poter farlo. E sono molto d'accordo con sia Cristiana che Concetta quando avete detto che di fare sentire a quelli che imparino l'italiano questo senso di orgoglio, non importa se ci sono errori, ma con un sorriso, perché gli italiani veramente sono così, non criticano. Infatti io dico sempre agli adulti: Se ridono, ridono con voi, non a voi. E questo è molto importante, molto molto importante, perché anche come adulti ben sappiamo che vogliamo essere 100% bene. Non succede. Anche io tante volte parlo e poi dico: mamma mia, ho fatto un errore, ho sbagliato. Però succede. Però se possiamo ridere noi stessi su noi e anche con loro, questo è molto molto importante. Però sì, gli australiani veramente sono innamorati di tutto italiano, e io sono una di quelle che anche se esco, vado in un ristorante, un bar, ah buonasera, grazie, e mi dicono non sono italiano, oh scusi, sorry, I'm so sorry, ma lo faccio. E altri intorno trovano questo entusiasmo, lo prendo, quindi tocca a noi di continuare a fare così con penso io con tutti, eh? Però sì, è difficile. E poi dall'altra parte, quando ascoltavo, purtroppo in Australia è successo che nelle scuole elementari abbiamo perso tanto l'italiano, e io come tanti altri insegnanti abbiamo perso il nostro lavoro, che veramente con amore e con entusiasmo, però non è stata la cosa più fondi. Sappiamo qui la cosa in Australia, come va con fondi nel Dipartimento di Educazione, bla bla bla. Però se possiamo continuare con questi adulti e sì, tirarli e portarli dentro bravi e bene a tutti, è una cosa bellissima. E brava la Dante, veramente brave. Grazie. Non so, grazie. Forse ho parlato troppo, grazie. In genere c'è una forma di timidezza da parte di alcuni che non vogliono partecipare, che non, si sentono di non voler partecipare. Allora, se non, io direi che se non ci sono altri commenti, interventi da tutti questi nostri amici, potremmo forse chiudere la serata ringraziando io di gran cuore Cristiana e Concetta per quello che io considero una veramente ben preparata presentazione del tema della serata. Sono sicuro che per la chiarezza anche della vostra esposizione sono stati in grado di seguirvi molto bene. A volte certe persone come me si mangiano le parole. Lo facciamo tutti. Quindi, allora, se questo chiuderei la serata, di nuovo ringraziando chi ha partecipato da qui, da Sydney e dall'Italia. Ed è, voglio sottolineare bellissimamente, la bellezza di avere queste cose invece che in persona, a parte l'aspetto umano del contatto umano, ma si possono raggiungere persone dall'altra parte del mondo e partecipare ed essere con noi e noi con loro. Io ho trovato questo nelle presentazioni passate, con le connessioni che abbiamo avuto con Buenos Aires, con Detroit, con l'Irlanda e altri posti, e trovo meraviglioso. Un altro modo di diffondere anche noi la nostra cultura in questa maniera. Brava, sì, sì. Uno dei pochi vantaggi del Covid. Il vantaggio è che se vuoi puoi stare a casa su poltrona con un bicchiere di vino, magari un panino o qualcosa, e nessuno guarda cosa hai sotto. Immagina, magari sei in pantofole. Io ho sotto la gatta. Oh, che bel gatto, Andrea.
cosa hai detto? Puoi ripetere? No, ho sotto la gatta che mi si è coccolata sulle ginocchia. Va bene, allora. Grazie a tutti di nuovo. Possiamo chiudere questo meeting. Congratulazioni. Grazie. Arrivederci. Buonasera a tutti e buongiorno in Italia.